È arrivato il momento di collegarci con il nostro esperto di Galateo, un momento molto atteso da tutti gli ascoltatori e delle ascoltatrici, che già hanno spedito domande fioccano, per il question time. Fioccano le domande dalle più disparate contesti e tematiche, sempre però che richiedono lumi al nostro vate del Galateo, il professor esimio Lapo Mazzafontana. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio, può chiamarmi anche eccellenza, caro, naturalmente, o sua eminenza, se vuole, in qualche adesso, maniera. Addirittura. Sì, in questo momento però devo dirvi che sono a un simpatico balcone di via Veneto a Roma, e per cui se mi sentite un po' disturbato è perché c'è la solita folla, insomma, di fedeli festanti, i miei fedeli, naturalmente. Mm-hmm. Ma scusa, c'ha voglia di dolce vita? Ma infatti cosa fa Roma? È andato sui passi, sui luoghi della Anita Ekberg. Sai che Alecco c'è chi va sui luoghi manzoniani, lei fa sui luoghi dei vitelloni. Beh, naturalmente io seguo sempre le orme delle vichinghe, diciamo che da bravo, insomma, fiorentino, seguo sempre le vichingone turiste, anche perché noi italiani siamo un po' portati a fare sfoggio di noi stessi. Ma in realtà no, sono qua con le mie amiche Alberica Gentileschi e Marianna Aldobrandini, in realtà poiché siamo qui giunti per il conclave, poiché naturalmente chi non ha uno zio cardinale che partecipi ovviamente all'elezione dello Santo Padre, naturalmente sapete che queste sono cose che purtroppo noi aristocratici, sia chi è imparentato naturalmente con qualche appartenente alla nobiltà nera, la cosiddetta guardia nobile, sapete, io vi vedo bene Diegoli e Facchini con l'uniforme rossa della guardia nobile e l'elmetto quello lucido, tirato a lucido, naturalmente. Sì, ma nobiltà nera non in senso politico, no, cioè nera di fasci. Ma no, ma sapete che l'aristocrazia nera romana ha un po' questa caratteristica di essere nera perché è un po' il colore delle tonache, insomma, pretesche, ma anche perché, insomma, non è che siano proprio questa grande punta di lancia del progressismo all'italiana, hanno un po' questa, naturalmente, noi così siamo abituati soprattutto per andare a schienare delle belle cene, naturalmente. Ok, bravo. Dalla principessa Altoprati, Altoprati, dalla Brandolini d'Arda lì che Mazzanti viene dal mare. Sì, la Tardelloni Mazzanti viene dal mare, naturalmente. Eccola. Capovaro Ririvado, vedo che voi siete preparati. No, in realtà la principessa Altoprati fa sempre delle belle cene dove i suoi famigli si esibiscono ovviamente in manicaretti estremi. Naturalmente noi abbiamo lo stesso catering di quello che poi andrà da mangiare agli zii cardinali. Ma che scusi, sono chiusi per il conclave. Lapo, quindi c'è tutto il periodo del conclave da oggi, che comincia domani, ma da oggi sarai a Roma? Sì, sarò a Roma, in realtà qualche volta tornerò anche indietro, in realtà per seguire soprattutto per portare il mio cane tigro a fare la pipì, perché è rimasto a Milano. Scusi. E naturalmente io lo affido solamente a persone di grande fiducia. Scusi, ma ogni tanto poi se il cane si chiama Tigro, le fiere che ha nei giardini come si chiamano? Beh, naturalmente, guardi, io non ho fiere perché sono un animalista, naturalmente, però la mia muta personale di Veltri in questo momento risiede nella mia residenza di campagna in Toscana, naturalmente, fatta da pastori maremmani, è chiaro, o anche abruzzesi, che insomma sono usi sbranare il comunista appena lo vedono, immediatamente. Vorrei capire, ho capito bene, sta facendo dell'ammutinamento? Cioè sta facendo del bounty e decide di non rispondere alle domande di Galateo oggi? Ma no, ma ci mancherebbe, io sono sempre al vostro servizio, voglio dire, voi sapete anche perché vi so fedeli, voglio dire, della Santa Romana Chiesa, poiché come dice il poeta, extra ecclesiam nulla falus, allora, naturalmente. Certo, Lapo, scusaci un attimo, facciamo mozione d'ordine, Facco. Mm. Cioè, abbiamo Lapo a Roma. No, ma Lapo... Allora, abbiamo questa possibilità. Seguire il conclave quasi da dentro, praticamente. Cioè, comunque, gli occhi dello zio, insomma. Certo. Oppure andare sul trito e ritrito Galateo con le solite domande di question time. Io propongo di fare uno strappo alla regola e sterzare sulla fumata bianca. Sai anche perché... Lapo, per favore, non risponda, ma le dico che una delle domande arrivate oggi per lei è: secondo le regole del Galateo, è disdicevole per una donna camminare per strada mangiando
un calippo? Alcuni, sì, una banana. Cioè, queste sono le domande. Quindi io direi che per questa settimana siamo su un più sacro conclave. Romano impero, sì. Eh? Allora, Lapo, parliamo di... parliamo di Papa a sto punto. Sì, scusa, parliamo di Papa. Cioè, hai già delle... così... delle dritte, delle anticipazioni. Delle anticipazioni, ma naturalmente sapete che Odilo Scherer è molto, molto quotato, poiché naturalmente si spera che abbia con sé, adesso io lo dico maliziosamente, ma insomma lo sa tutta Roma, si spera che si porti con sé una congerie di giovinetti brasiliani, naturalmente, per cui, o di giovinette nel mio caso, così, quantomeno delle servette simpatiche da quelle zone del Brasile del Sud, da cui vengono tutte queste tedeschine o italianine, che insomma poi ma quando diventano brasiliane... Ma cos'è? Un mostro! Ma insomma, perché sono le servette classiche, quelle da La Clos, no? Da Liaison d'Argeuse. Naturalmente ce le immaginiamo tutte un po' impomatate, che si chinano a servire il tè ai... Sì, così. Ma tu immagini le modelle... Torniamo al concetto, tu ti immagini Kate Moss... Isabelli Fontana, Alessandro Ambrosio, Eccoci. Senta, ma visto che lei è il conclave, il nostro sostanzialmente da adesso inviato... Al conclave, lei si aspetta un papa tradizionalmente europeo o è giunto il momento di un papa extraeuropeo? Ma infatti è per questo che Scherer è quotato, perché è un po' un crossover delle due cose, se vogliamo, no? È un po' un fusion, potremmo dire, per cui c'è questa cosa e d'altra parte diciamocelo, io sostengo questa tesi in quanto mangiapreti, lo sapete, anche se purtroppo legato da queste antiche consuetudini familiari, io sostengo che un papa nero sarebbe una iattura terrificante, perché se poi viene fuori un conservatore terribile non gli è poi niente, come si dice qua a Roma, no? E gli dici, certo. Giusto? Diventa un super conservatore, però è nero, non gli puoi dire che è un conservatore, non gli puoi dire che è un fascistone, gli puoi dire che è nero perché c'ha la camicia nera, no, perché sennò fai come Berlusconi, terribile, per cui io lo preferirei ariano come Scherer, sì, che almeno potrebbe fare da parafulmine di ogni nequizia, sì? Sei scemo? È la verità. Naturalmente lo Scherer è un personaggio al di sopra del... forse anche perché appunto un po' tedesco, no? Se no italiano abbiamo il cardinale Scola, che è anche lui arianerrimo, no? Sì, no, ma ascolta, lasci perdere la questione del colore. Se senta questa cosa qua, Lapo, anche come nome, cioè come significato del nome, uno si chiama Scher, che di suo è già un termine... moderno, da social network, sharare, condividere. Quell'altro è italiano e si chiama Scola Papa, potrebbe dire. Esatto, che ti viene in mente la mamma che ti fa i bucatini alla matriciana, che è proprio quella roba tradizionale tutta italiana, no? Ma cosa volete, ormai d'altra parte guardate, anche dalla principessa Altoprati si incontrano sempre personaggi che vengono, come dire, appunto dalla nipote del duca di Devonshire ai von Stauffenberg, per dire. Ormai siamo in una dimensione per cui in qualche maniera bisogna deprovincializzarsi. Che senso ha avere un papa italiano? Ecco, io il papa filippino anche mi garberebbe parecchio, però poi gli strali non glieli si può appiccicare. Non so, che il cardinale africano sempre no, un cardinale, un papa donna non lo possiamo avere. Voi cosa scegliereste? Ma noi scegliere... guarda, il cloro! No, dai, il cloro! No, questo uomo non mi rappresenta. Certo, è arrivato il papista, Allora, Lapo, facciamo una cosa, se per te va bene, ci sentiamo tutti i giorni fino all'elezione. Ma tutti i giorni? Tanto lui è lì, è al balcone di via Veneto. Ci sentiamo tutti i giorni fino all'elezione, magari chiaramente puntando un po' sui cerimoniali, sui codici comportamentali, che comunque sono tanti e sono molto ben ben definiti per quanto riguarda il conclave, i cardinali e tutto ciò che ruota attorno, tornando anche un po' più nell'alveo del suo mandato, caro maestro. Ah, volete sapere quante scarpette di Prada e soprattutto quanti completini di lingerie Victoria's Secret ci sono all'interno della Cappella Sistina? Sì, anziché dire queste robe, ma quindi scusi, lei è a Roma talmente
Senti come ride. Sì, sì. E lei è a Roma, talmente in centro che è praticamente di rimpettaio di quando aprono la porta, la finestra dell'Angelus. Beh, naturalmente sapete che purtroppo i nostri antichi palagi sono sempre un pochettino in disarmo per evidenti motivi di bilancio, per cui in realtà dobbiamo farci ospitare, insomma, dai palagi un pochettino meglio in arnese, per cui sono sempre quelli sui corsi principali, perché naturalmente c'è qualcuno che ha approfittato delle banche in Monte dei Paschi, di Siena, evidentemente. Ho paura a dirlo, ma mi sa che ci sentiamo domani a questo punto. Eh sì. Ah, ma che meraviglia, basta che non mi chiamate appunto verso le 6, le 7 del mattino, perché no, io non c'è problema. Per quell'ora, certo. Dopo ampi baccanali, naturalmente. Certo. Ce li faremo raccontare. Il cardinale scola la birra. Ciao. E ricordate, ex ecclesia nemo salvatur. Certo, grazie, grazie. Certo, salute altrettanto, a presto, Cesare, a domani con la pomazza dal nostro inviato, a questo punto che si è autoimposto dal conclave ce l'abbiamo fatta. Mio con tempismo eccezionale, speriamo che anche i porporati abbiano il tempismo che abbiamo sfoggiato noi, e visto che stanno per entrare nella Cappella Sistina extra omnes, fuori tutti, come direbbe qualcuno nuovo, tutti a casa! Nuovo, soprattutto una frase nuova che utilizza, uno nuovo, utilizzata da concetti nuovi, vabbè, lui sarà anche nuovo. No, quelli lì che sono entrati in Parlamento, esatto, tutti a casa, esatto. Anche dentro al conclave chiudono tutto, tutti a casa, e poi fumate di tutti i tipi, chissà cosa fumano lì dentro, è una di quelle cose che ci chiediamo da sempre. Anche se non è perfettamente in linea con il tema della trasmissione, noi non possiamo non seguire, scusa, soprattutto visto che fanno il dispetto di controprogrammarci l'evento dell'anno. Ma poi scusa, occupano l'orario dell'aperitivo decidendo chi sarà il nuovo padre. Detto questo, quindi noi non possiamo non seguire la cosa, proprio per questo abbiamo inviato l'uomo più adatto a calcare i tappeti. Sì. Delle segrete stanze, a strusciarsi sugli arazzi. Sai che stavo dicendo la stessa? Sì. Una roba così. A bere dai Santi Graal che ci saranno alla Cappella Sistina. Allora, un uomo che ha fatto dell'eleganza nell'eloquio, nel vestiario, speriamo anche nei comportamenti, una ragione di vita, il nostro maestro di Galateo, inviato speciale per il conclave in Roma, ben ritrovato Lapo Mazza Fontana. Die sire, die filla solvet seclum in favilla. Naturalmente sapete che questi versi, che appartengono ovviamente al Requiem mozartiano, ben si attengono a questa occasione. Naturalmente io in questo momento mi trovo su un filobus, perché la decadenza dei tempi, sì, su un filobus che viene ovviamente dall'Appia Antica sostanzialmente, sì, perché la decadenza dei tempi porta, come dire, i conclavi a anche distaccarsi, poiché il cardinale Turkson, che in questo momento siete appena entrato da poco nel conclave, in realtà ha organizzato un party sull'Appia Antica, no, ovviamente no, fatto da schiavi numidi praticamente, cioè da giovanetti senegalesi e o nigeriani ben oliati, perché pare che questa sia l'usanza così, delle parti sue. Certo, e io sono stato speriamo che venga eletto in fretta, perché se questo è il primo minuto di collegamento, sì, in diretta dalla Cappella Sistina, non oso pensare, perché ricordiamo, ti ricordo che ieri auspicava l'elezione di un papa arianerrimo, sì, cioè siamo ci manca, beh, proprio oggi ho cambiato, cioè, indirizzo, cioè, insomma, scusa, arianerrimo è oltre l'albinismo, lei mi spiega, no? È addirittura trasparente. Ma vi dirò, comunque, se voglio dire, se l'andazzo è quello inaugurato dal cardinale Turkson con questa sua sapida iniziativa african culturale, io lo appoggio. Infatti mi sto recando in questo momento al conclave con mezzi propri, perché purtroppo ovviamente la mia vecchia Rolls era impegnata per accompagnare a casa i numidi, tutti ubriachi. Allora, naturalmente. Lapo, un secondo, fermo lì. Andiamo su Rai News 24, perché stanno entrando dentro, stanno facendo la processioncina e stanno entrando con i loro grembiulini di pizzo. Sì. Nella Cappella Sistina. Tra l'altro uno reca secco il cartello "Ciao mamma" e un altro reca secco il cartello "Lapo manchi solo tu". Tra l'altro con un grave errore di Galateo, perché era lei o voi, non tu. Voi, naturalmente, però ditegli, magari mandate un piccione viaggiatore, visto che
insomma, le colombe se ne intendono, anche di piccioni, ma questa è una battuta imperdonabile, però mandategli qualcuno che gli dica un dispaccio, che gli dica che io sto arrivando, perché non possono cominciare senza di me. No, ma comunque sono tutti vecchi e lenti, non preoccuparti, secondo me ce la fai. Lenti anche per i tuoi parametri, non solo per i parametri medi dei nostri ascoltatori. Senti, noi dicevamo, parlavamo della nostra preoccupazione in merito alla durata di questa riunione del conclave, non già quella di oggi ma nei giorni a seguire, perché tu mi confermi, visto che noi siamo ignoranti, che non c'è una data di scadenza, cioè non ci sono i supplementari e poi i rigori, si va avanti fin quando non vince qualcuno. Ad libitum, come si dice appunto in latino. Allora, alt, perché non vorrei correggervi e fare il saputello, ma mi pare che dopo il 34esimo scrutinio si vada al ballottaggio, perché sono state cambiate le regole da Ratzinger. Quindi occhio, ma occhio. Questa è una notizia che io ricuso dal punto di vista ontologico. Senta, ma quando ricusa le notizie da un punto di vista ontologico, fa anche un verso, una faccia o le viene naturale? Sì, no, di solito mi tocco il birillo, ma insomma, però privatamente. Ma... Ecco, e lo pensi anche privatamente, non lo dica qua. E fra l'altro notare che ti sto dando del lei, perché quando dici cose di questo tipo cerco di mettere delle grosse distanze. Ma voi, sì. ma adesso questo veramente, dedit redemptionem sime tipsum pro. Omnibus. Che cazzo stai dicendo? Sai che saresti perfetto come Papa? Sai che saresti perfetto? Lo so, poiché voi non potete pensare che il birillo sia null'altro che un paramento sacro. Paramento sacro, certo. Ma certo, infatti, naturalmente. Ma già nei Promessi Sposi c'era Don Ambondio che usciva dalla stanza all'urlo perpetua, passami il birillo che devo uscire. Vabbè, dimmi una cosa, Lappo, visto che siamo alle battute iniziali di questo conclave, oggi la prima fumata è attesa per le 19. Sì? Forse noi riusciamo a batterli, almeno io personalmente non sono sicuro, ma forse la prima fumata riuscirò a farla prima delle 19. Dipende da quanto traffico trovo tornando a casa. Ci sono, come dire, un po' come le band o le squadre di calcio, delle cose che vengono ripetute a mo' di scaramanzia o per darsi forza, non so, gli attori di teatro o la H degli All Blacks, anche prima del conclave? Di solito sì, c'è per esempio una tendenza invalsa soprattutto negli ultimi anni, che è quella di accarezzarsi i tatuaggi che di solito sono posizionati sopra le natiche, che è una cosa tipica dei cardinali. Quasi tutti i cardinali, in realtà, ormai chi non ha un tribale? Un tribale naturalmente, sì. Sì. Poi non tutti, poi quelli di colore non ce l'hanno, perché non si vedrebbe. Sì, è per questo che io invocavo appunto il nuovo Papa Ariano. Il forse cardinale, cioè il forse Papa Scola, ha un tribale di comunione liberazione tatuato. Non lo so, secondo me potrebbe anche avere una cosa dei Megadeth piuttosto che sì, dei Motley Crue, dei Manowar, naturalmente. Sì. Penso di sì. Poi ci sono naturalmente quelli anche un pochettino più seri, no? Ci sono quelli che hanno tatuato i teschioni, oppure il mescal, oppure non so. No, ultimamente ne ho visto uno molto divertente a forma di cuore. Naturalmente l'ho visto prima in questa occasione così orgiastica, ma fatemi una domanda un pochettino meno imbarazzante. Va bene, allora, ovviamente, anche se è presto e oggi abbiamo scoperto le frequenze di Radio Popolare che prima di eleggere un Papa sostanzialmente c'è l'effetto valanga, ossia tra i favoriti, i gruppi di potere favoriti, queste prime giornate, queste prime ore lo utilizzano non già per vincere o per misurare le forze con l'avversario, ma banalmente per inglobare i gruppuscoli di voti più piccoli, ma come già la saggezza popolare insegna, tanti poco fanno un tanto, no? E allora, quindi, pur sapendo che difficilmente oggi avremo una risposta, i bookmaker della Magliana chi danno come favoriti? Ma naturalmente c'è un po' questa tradizione delle convergenze parallele, no? Voi sapete che il nostro anche Stato nazionale si basa sostanzialmente sul potere della Democrazia Cristiana tutt'oggi, no? Naturalmente. Per cui dovremmo senz'altro fare un collegamento così bypassante con Giulio Andreotti, che in questo momento naturalmente è stato murato vivo all'interno della Cappella Sistina, per cui ci sa dare, io probabilmente ho anche il suo numero di telefono da qualche parte, se volete posso sentirlo. No, sì, prego, vai.
No, ma dopodiché, detto questo, ovviamente c'è un'altra considerazione da fare. I papi, come ben sapete, sono personaggi non del tutto umani, no? Sono più o meno, insomma, sono così, creduti tali perlomeno. A questo punto bisognerebbe anche consultare un mago sostanzialmente, perché per esempio una volta c'era il mago Demus a Milano, ve lo ricordate? No. No, grazie a Dio non abbiamo la sua età, prego. Il mago Demus credo che fosse ancora in attività, aveva anche una pizzeria in Piazzale Corvetto. Ma ci ho detto, se non ha più la pizzeria in Piazzale Corvetto, cerchiamone un altro, perché naturalmente la natura così soprannaturale del, dei rappresentanti di Cristo in terra è comunque da considerare anche con metodi soprannaturali. Voi lì in radio avete per caso una fattucchiera? Più d'una. Più d'una, sì. Più d'una, ce n'è una che cura una trasmissione di libri, un'altra che cura la trasmissione d'arte, ce n'è più d'una. Stai dando, stai dando delle streghe a, alle nostre. Tremate le streghe. In effetti tornate. Non possono offendersi. Ma sapete, comunque è sempre una, voglio dire, una buona ala di pipistrello, funziona sempre. Certo. Io nel frattempo sono arrivato in piazza della, in via della Conciliazione. Ah, ci siamo, Sì, ci siamo. C'è gente? Sì, c'è gente. C'è, adesso mi sto per avvicinare a un gruppo di simpatici americani. Sono tutti un pochettino fan di, probabilmente di O'Malley questi. Ma perché sono ultra di O'Malley? Sì, aspetta che provo ad avvicinarne uno. Ma come fa a parlare con il popolo normale? Con il popolino? Perché è uno che sa il fatto suo. Sai che non è da lui? Ma uno che ha l'eloquio alto riesce comunque a giostrarsi anche nelle bassezze delle, con la plebaglia, insomma. Excuse me, sir, do you are a fan of Mr. O'Malley, of Priest O'Malley? Ha una vocina molto... Aspetta, ve lo traduco proprio così. Vai. È una signorina thailandese in realtà, praticamente pigola, non ho ben capito perché ha un inglese molto approssimativo. Ma rispetto al tuo, per forza, lei è perfetto, Lapo. È oxfordiano. Ma lei è tanto caro a dire così. Cosa dice? Aspetta. Ah no, ho capito. No, è venuto per il concerto di Lady Gaga. Ma non c'è il concerto di Lady Gaga a Roma? Non ho capito. Ah no. Ma mi pare di capire che voleva vedere un po' lo spettacolo. Va bene. Ho preso quella sbagliata. Lapo, direi che sulla thailandese che pigola, con il massimo rispetto dato sia a Lady Gaga, a chi ci ascolta ed è di origine thailandese, sia chi ci ascolta, al cardinale O'Malley, sì, ma anche a chi ci ascolta ed è un pulcino. Senta, signorina, scusi cortesemente, vorrebbe salutiamo qui con il sottoscritto. Naturalmente, certo, io sono ancora invalido, se lei mi accompagna fino alla soglia del contratto. Come dice, sta pigolando ancora, non capisco. Arrivederci, Lapo, ci sentiamo dopo. A dopo. Ciao. Ciao. Au revoir, Lapo, ti sentiremo probabilmente a conclave iniziato, intorno alla fine della puntata di Economy per esempio, quasi a ridosso della prima fumata prevista, probabilmente nera, per le 17. Ed eccoci qua in diretta con Radio Conclave, 17:03, ecco noi per esempio, dai porporati, forza, un po' meno che siete vecchi, forzettina, porporati alle, sì, tutti insieme? Porporati ale, porporati ale. Un grosso complimento a Repubblica che ha chiamato la diretta in streaming dalla Sistina Teleconclave. Ah, mio Dio! Vabbè, siamo Radio Conclave. No, facciamo diretta concorrenza a Repubblica. Ascoltando, ecco noi per esempio, che per forza di cose qua e là fino alla fumata giusta seguirà l'elezione del Sanato padre o pontefice, che dir si voglia, ma che comunque accetta ben volentieri le vostre considerazioni. 331 6214013 via sms in diretta, poco spazio ma voi provateci, 0233 001 001, oppure il gruppo di Facebook, ecco noi per esempio, la mail per esempio è radiopopolare.it, ecco, lì scrivono, lì è già più giusto, sì, la chiesa si pare. Andiamo con Papa Kevin I. Papa Kevin I, secondo me suona anche bene con la K e strizza l'occhio a un po' a tutti i popoli, dai, qua in Italia ci sono più Kevin che Maurizio tra i bambini, sì, e quindi abbastanza. Dai. Sì, poi perché più che altro sono Kevin scritto in maniere strane, perché sì, ha avuto la sfortuna di lavorare in ospedale e quindi a volte avere a che fare con i
I Banabini? I Banabini. Ogni tanto vedi scritto Michael, scritto M-A-I-C-O-L, sì, Kevin, sì, sì. C-H-E-V-N. Vabbè, io sono di Parabiago, qua noi l'unico papa riconosciuto è il Bracciani. Ma chi è? Vogliamo sapere subito chi è il Bracciani, perché sennò per noi è il classico tecnico che ti spiega tutto sul calcio che trovate al bar del paese. No, presente quello che qualsiasi partita si giochi, lui ti spiega il perché e il per come. Oppure perché uno che sta comodo e guarda, ah, sembra, mi sento nu papa, sdraiato su una sedia proprio lì così, con questa immagine di agiatezza. Ma lasciamo un attimo da parte la Cappella Sistina, ci sono i cardinali che stanno giurando. Bergoglio. Eccoli qua, ve li faccio sentire un po'. Questo è il cardinale Bergoglio, l'arcivescovo di Buenos Aires. Questo è il Bergoglio. Era News 24. Avete sentito il tipico e consueto entusiasmo da cardinale. Da cardinale. Cioè, quando facevamo l'oratorio festivo da ragazzini, l'oratorio feriale. Feriale. Festivo. L'oratorio feriale all'oratorio San Luigi di Cormano, c'era questo entusiasmo. Io al San Martino di Cusano. Però probabilmente ci odiavamo già allora. Ma però no, venivamo in trasferta, credo, a fare delle cose, provare ad incendiare le porte della porta. Senti, facciamo in contemporanea dalla Cappella Sistina, ormai vuota. No, è piena piena extra omnes, piena, cioè, solo dei cardinali. Solo di coloro che possono esserci dentro. La Pomazza Fontana, il nostro maestro di Galateo, inviato per l'occasione a Roma a seguire il conclave. Allora, buongiorno Lapo, anzi ribuongiorno, ribuonasera, che ci siamo sentiti prima, ci siamo? Bentornati. Io ho trovato rifugio nel convento qua delle Carmelitane Scalze, poiché insomma, come sapete, a Roma piove, insomma c'è un brutto tempaccio, e per cui non era il caso di intrattenersi con questi orrendi turisti vestiti coi sandaletti. Senti una cosa, sandaletti, ma Cocco Palmieri, di cui stiamo raccontando le gesta, di cui stiamo tracimando dell'entusiasmo, ma riposto in completamente sede parabiaghese, spiegandogli che cambierà la loro vita, è quotato o è un'idea solo nostra e del giorno? Ma qua nelle segrete stanze diciamo che è un nome che non è che perviene con tutta questa frequenza, però sicuramente la vostra sapienza è somma, per cui io non mi permetterei, anche il Galateo sconsiglierebbe di darvi dei banfoni in questo senso. Io direi che il vostro amico Cocco Palmieri è senz'altro il benedetto, sicuramente da Dio se non altro. Isma, quindi sei andato a Parabiago per niente? Non per niente, sono stato proiettato in una puntata dei Sopranos e probabilmente ne pagherò le conseguenze. Sì, perché mi sembra che sia già stata spedita con posta prioritaria una testa di cavallo per la tua camera da letto. Esatto, sì. Quindi insomma, comunque è tutta l'esperienza che si accumula, anche quella, cioè tutto fa brodo, diciamo. Soprattutto fa brodo, perché il resto del cavallo è finito in un brodo senza che dovesse esserci. Stavo nelle polpette. Comunque vorrei spendere delle parole di miele nei confronti di Mazza Fontana, perché è veramente, per quanto mi riguarda, un lume da seguire nella nebbia. Certo, nella nebbia. È veramente bravo. Perché tra cretini ci si ritrova. È un attimo. Sentite, visto che Dinamico Duo è già stato preso come nome da Batman e Robin, cosa ne dite di Diabolico Combo per voi due? Ma io ringrazio l'onorevole collega che mi ha voluto con cotale grazia, voglio dire, nominare e anche naturalmente elogiare. Ma io aderisco sicuramente, tanto più che io avevo proposto la mia candidatura, candidatura come papa. Poi non capisco per quali motivi, forse perché mi hanno trovato probabilmente imbriaco in qualche postribolo luganese. Tu saresti stato più adatto come papa quattrocentesco, cinquecentesco. Adesso il papa è troppo democratico. Fisma, ti dicono, prima di andare in stazione a prendere il treno, che se vuoi a Parabiago puoi andare a chiedere del futuro papa parabiaghense al Museo della Calzatura o al Museo del Bonsai. Posso farci un salto a breve, però adesso non so, perché il treno ce la farà 6 minuti. Vai, allora a prendere Disma. Ma non ti preoccupare, c'è già un piede dentro, ci sta già chiamando da lì. Esatto, Disma. Davanti alla stazione. Visto che siamo in tema di argomenti papabili per i prossimi giorni, e fin quando non sarà eletto il San tuo padre, Lapo Mazza Fontana rimarrà là, io ti consiglierei di accendere un cero affinché il nome papabile di domani, che ne so,
non sia del Niger, perché sennò ti tocca andare là domani a fare le interviste. Accendo il cielo, e tra l'altro invidio molto anche Mazza Fontana, che è con le carmelitane barefoot. Ciao, arrivederci, ciao. Disma. Ciao, Disma. Disma, grazie. Attenzione, caro Lapo Mazza, non ha detto bear, ma ha detto barefoot. Okay. Barefoot, lei vorrebbe quello dire, lì, naturalmente, esatto. Barefoot. Ma l'ottimo Parabiaghense può andare sicuro che io già diffonderò il suo nome tra le carmelitane barefoot, in modo che loro possano inoculare il dubbio negli alti prelati, naturalmente, dove da che parte poi mettere il bigliettino, il papello, voglio dire, col nome del Parabiaghense stesso. Naturalmente, se poi lui volesse presentarsi e fare un'improvvisata al conclave, noi lo aspettiamo, naturalmente. Noi, ma figuriamoci, certo. Senti, ma mentre sono riuniti a decidere, noi ricordiamo, così facciamo anche un po' di cronaca, che la prima e teoricamente unica fumata prevista per il conclave è attorno alle 19. Alle 19, ecco, sì. Io so cosa farò da qui alle 19, proverò a battere in velocità i preti per fumare prima di loro. E, bene. Ma tu fino alle 19 come farai a passare il tempo? Ma naturalmente c'è sempre la già citata principessa Altoprati, che ha una serie ovviamente di le famose servette già pronte e disponibili. Ma se le portate frattempo... dietro? Che schifo, sei veramente un essere spregevole. Non so perché... ma poi dopo abbiamo tutta una serie di attività molto intense, per esempio c'è la sfilata dei pizzi cardinalizi portati ovviamente a modi GPR, e questo, certo, è una cosa importante, questo sempre per un pubblico femminile. Poi naturalmente c'è anche la sfilata di canotte da mettere sotto, che quella piace molto al pubblico gay, la canotta stretta da mettere con il crocifisso, quella si può anche fare a Milano, basta andare da Dolce Gabbana in Corso Venezia. Secondo me basta andare al concerto di Paletti questa sera a Rocket, tu non hai sentito l'altra parte di trasmissione, ma no. I nostri ascoltatori capiranno, poi... Poi non lo so, se uno vuole, poi naturalmente c'è l'esibizione dei Club Dogo, naturalmente a fianco alla Cappella Sistina, non so, credo che vogliano mettere un palco, certo. E anche lì c'è di fumate, ce n'è da fare. Sì, tra l'altro Club Dogo, che per in qualche modo rientrare nel cotè medievale dell'elezione del Papa, si chiamano Club Doge. Che simpatico, naturalmente, ma non solo, poi dopo c'è anche, credo, c'è una riunione sia dei Cavalieri del Santo Sepolcro, sì, che anche una riunione degli adepti di Feudalesimo e Libertà. Bene. Famoso gruppo su Facebook. Feudalesimo e Libertà. Sì, io volevo solo dire agli ascoltatori che noi teniamo Lapo perché la contessina Giovanna Ringhiera Salsa ci ha promesso un grosso abbonamento a fine stagione, sì. Se avessimo ottenuto il suo sodale, la Lapo, e lo facciamo per quello, adesso proprio trasparenza più pura, certo. Ci siamo venduti le mutande, Lapo, okay? Allora, devo dire grazie per questo secondo, primo collegamento ufficiale da Roma, ricordiamo che lei rimarrà lì fino alla fatidica fumata bianca. Ce ne saranno altre di fumate. Il punto è, noi possiamo contare su un discreto livello di lucidità e sobrietà. Lucidità forse, sobrietà no, non ci metterei la mano per sul quanti fuoco. Giorni secondo lei? Cioè, se scavagliamo il weekend non la teniamo più. Ma oddio, c'è sempre anche tutta quella corrente di pensiero, un po' tipo, ve li ricordate, no? Le abbiamo già citati, pittura fresca, no? Sì. Per cui tutti questi fattoni che si radunano intorno a Piazza della Conciliazione semplicemente appunto per fumarsi i paglioni e per invocare il Papa Nero dopo Miss Italia Nera, il Papa Nero nome parvero. Che canta i miei canzoni in venezian, ma che è nero african. E allora, speravo l'avesse tenuto per la fine, sì. No, la volevo dire subito, perché io questa sera mi abbandonerò naturalmente agli oppi, come è normale per quelli della nostra condizione. Mi sdraierò sul lettino e mi farò portare una pipa carica di Draghi Rosa. Va bene, io direi che ci salutiamo qui.
E purtroppo ci risentiamo domani, sempre alle 4.31 per l'apertura della giornata di domani al conclave. Arrivederci. Ah, che gioia, assolvo in nomine patri settili. Oh, che gioia, che sollazzo. L'inviato testa di. A posto, arrivederci. Arrivederla. Ed eccoci qua, la sigla di Radio Conclave. Avevamo promesso subito il collegamento con il nostro inviato dalla Cappella Sistina o da appena fuori, ma chissà, magari dentro si è intrufolato per il secondo, il terzo scrutinio. Lapo Mazzafontana, buongiorno, anzi buonasera, anzi eccolo là. Buonasera. Buon pomeriggio da Radio Conclave International. Pomeriggio. Allora, come l'abbiamo preso questa seconda fumata nera? Ma insomma molto bene, perché naturalmente insomma nessuno pretende che fa uno champagnino e l'altro all'interno della Cappella Sistina i cardinali vogliano, voglio dire, darci soddisfazione di darci una fumata bianca subito. Sarebbe veramente un atto di ibris, che in questo caso è greco ma non latino, ma che voi ovviamente maneggiate col consueto agio. Naturalmente vuol dire tracotanza, se lo vogliamo tradurre in italiano. Molto bravo, tracotanza e soprattutto sfida nei confronti degli dèi, in questo caso di un dio monocratico, ma si sa che in Italia da Berlusconi a Grillo ormai la monocrazia dilaga, insomma, e nel caso del Papa anche, voglio dire, per definizione in questo caso. Naturalmente sappiamo che in questo momento i fedeli affollano Piazza San Pietro, sono sotto l'ombrello, io sono passato prima, ho visto che la situazione c'è effervescenza, ci sono non solo le ragazzine thailandesi ma persino quelle romane che non vedono l'ora che il Papa venga. L'effervescenza è naturale o hanno sparso l'idrolitina per tutta la piazza? Diego, lei con queste citazioni dell'idrolitina mi vuole vezzeggiare. Idrolitina del cavalier Gazzoni, quale cosa migliore per un pomeriggio freddo e piovoso romano? Senta, tutte le cronache da Piazza San Pietro parlano di enormi cori di oh. Ieri, quando è venuta fuori la prima fumata nera, c'è stata anche oggi, ma è vera questa cosa? C'è gente? È vera. Ma c'è proprio un oh sincrono? Ma un po' sì, perché è pieno di babbei, nonché ex legionari di Cristo, sapete, quella setta deprecanda che aderiva a questo gruppo di pedofili. Ma cos'è? Legionari di Cristo. Deprecanda o deprecata? Perché secondo me... Deprecata, deprecanda, deprecabile, deprecatura, perché sapete che c'era insomma questo Massieri, questo padre Massieri, che era purtroppo un pupillo di Papa Giovanni Paolo II, che poi saltò fuori a essere un criminale, un serial killer, non killer, ma insomma era un criminale di chiara fama, perché purtroppo i legionari di Cristo purtroppo si sono un po' replicati, no? È un po' come i democristiani che sono dappertutto, e purtroppo lì in mezzo alla folla ci sono anche questi ultra. Però a parte questo poi c'è un sacco di gente molto carina, adesso non vogliamo essere estremisti, c'è un sacco di gente carina che guarda questa fumata bianca come non lo so, come ha una speranza futura per la collettività. Senta, ma secondo lei dai sospiri, dai pizzini, dalle voci, non ci sono i corridoi, cosa ci sono lì? Non sarà mica dei corridoi come nei posti normali, vabbè, insomma le voci di corridoio, ma è vero che stanno in silenzio tutto il tempo o il silenzio del conclave viene rotto a un certo punto? No, ma questo è assolutamente, ma non lo sappiamo, che è assolutamente falso, nel senso che io voglio dire, ho cercato di travestirmi anch'io da Batman, o meglio da Robin, cattiveria notevole naturalmente, ma ho cercato di travestirmi per entrare, per portare insomma gli ampi mezzi di Radio Popolare al centro proprio della battaglia, però non sono riuscito, ma sappiamo appunto dai succitati zii cardinali che c'è una grande foga all'interno della Cappella Sistina. Cioè c'è gente che si agita, gente che suda. Ma guardi, voi avete visto quel film magnifico che si chiamava Todo Modo, che era un film di Germi, no? Se non mi ricordo male, dal libro di Sciascia, che descriveva un po' questi conclavi dei maggiorenti democristiani degli anni 70. All'inizio c'è sempre un'atmosfera di grande rispetto, anche perché effettivamente insomma la cupola, o meglio la parete michelangiolesca, incute un certo timore, no? Perché c'è proprio Dio. Scusa, che insomma... all'inizio è così, poi dopo sbracano, poi prorompe Ciro Pomicino. Ma poi com'è che funziona? È come nella Rivincita dei Nerd, che la festa pacco è salvata dal giro di Maria, che tra l'altro, se vogliamo, detta così,
fumata bianca, fumata nera, no, poi insomma, è il posto giusto. D'altronde quindi, voglio dire, non so se hai notato anche la differenza tra i diversi riferimenti cinematografici nostri e suoi. Ma guardi, la citazione è veramente veramente corretta e congruente, poiché in effetti alla fine della Rivincita dei Nerds c'è il protagonista, quello occhialuto col nasone, che è la cosa, la cheerleader, gli dice: ma com'è che gli sportivi non sono bravi a far l'amore, invece voi nerds siete così bravi? Dice: noi pensiamo a questo tutto il tempo, pensiamo certo allo sport, no? Beh, se tanto mi dà tanto, ha già vinto le Olimpiadi di fare all'amore, lei, l'Apo, la candidiamo subito. Le Olimpiadi universali, proprio. È vero, ma questo è un parallelismo appunto con i nostri amici cardinali nel conclave, poiché loro pensano... Lascia fare. Sì, ma sì, comodo loro... avere un amico cardinale, poi ne parleremo e lo vedremo. Vai pure avanti, Lapo, ti abbiamo interrotto. No, ma avete pienamente ragione, fa pienamente comodo avere un amico cardinale, anche perché appunto mala tempora currunt, per cui non si sa se un domani saremo invasi da un'anarchia militare come quella di memoria romana, almeno avremo un papa. Ricordavo proprio ieri, tanto per buttarla sul culturale, voi sapete per esempio che l'estensore del coro del Nabucco... Vogliamo qual è che è? Nabucco, è quello il coro. caro. No, era Nabucco, giusto, la metrica, Nabucco. Sì. Caro, lei mi vuole indurre in ingiurie, io non voglio soggiacere. Ma non sia mai che lei soggiaccia ad ingiurie che non pervengono dal proprio cuore, guarda. No, ma è il suscitato Temistocle Solera, che è il librettista del Nabucco di Verdi, era neoguelfo. Che cosa erano i neoguelfi? I neoguelfi erano quella corrente di ultrababbei che volevano l'unità d'Italia gestita dal Papa. Cioè, rendiamoci conto, è come se noi volessimo affidare questo paese a Berlusconi. Certo. L'esempio giusto. Esatto. Quindi Giobertiani, diciamo, insomma. Un po' bravissimo, un pochettino, anche se Gioberti era più moderato. Poi, e per cui anche nel Nabucco ci sono queste citazioni, no? Dice uno degli ultimi versi, dice: o il Signore ti ispiri un concento, no? Il concetto è un altro termine un po' desueto, ma in questo senso i nostri amici cardinali sono proprio così, cioè sono rimasti legati a un'impostazione rinascimentale, che per cui io come maestro di Galateo non mi sento nemmeno di condannare. Lapo, no? Carissimo, sì. Allora intanto se c'è la fumata bianca o comunque in diretta durante la trasmissione fino alle 18 ci sentiamo, sì. Se no, in alternativa, ci sentiamo proprio sulla sigla di chiusura per raccontare appunto questo pomeriggio in diretta dalla Cappella Sistina. Lei però ha un compito: far sapere con i suoi metodi, insomma, carbonari, che ha il nostro favorito, che noi teniamo a lui. Eh sì, stiamo parlando naturalmente di Francesco Cocco Palmerio, quando il futuro Papa Cocco speriamo di Parabiago. E quando parlavamo a poco fa di amici cardinali, non eravamo certo peregrini, perché parleremo proprio con un amico di Francesco Cocco Palmerio appena dopo questa canzone. Grazie Lapo, a dopo. Ciao. Abbiamo chiuso il collegamento con l'amico del futuro Papa, almeno speriamo nei nostri cuori, Papa Cocco, che probabilmente a quel punto si chiamerà Papa Francesco. Sì. Come? Allora la domanda è: c'è già stato un papa in passato che si è chiamato con lo stesso nome suo, vero? Suo nome d'arte era uguale al suo nome di battesimo. Cioè, come Paletti che si chiama Paletti, o Giuradei che si chiama Giuradei. Esattamente quella roba lì. Sarebbe il primo. E seconda cosa, c'è già stato un Francesco? No, Francesco no. Francesco I sarebbe. Sarebbe Francesco I. Ce lo diceva lui prima. Metti lo stacchetto, quello un po' hot, dopo il nostro... Ma non è lo stacchetto, è il nostro stacchetto. Allora, dovevo metterti The Number of the Beast in onore dell'ex batterista dei Maiden che purtroppo ci ha lasciato? No, dovevamo mettere Tequila come stacchetto. No, allora va bene, facciamo lo stacchetto, c'è voglia di... Stavo pensando, guardando le televisioni con la telecamera puntata sul comignolo su cui sta un gabbiano che ha deciso di essere protagonista del pomeriggio, che se arrivasse la fumata bianca dovremmo interrompere tutto, mandare la sigla di Radio Conclave e chiamare Lapo. Sì, quello sì, è assolutamente vero, l'avevamo detto, se entro le 18 ci abbiamo il Papa, ve lo diciamo in diretta, se non ce l'abbiamo vuol dire che fino alle 19:30
non se ne saprà niente. Che ancora. Comunque, se per quelli che si preoccupano, un Papa ce l'abbiamo lo stesso, perché mica è schiattato. Papa Vaigo, ma no, l'attaccante. Papa Ratzinger. Papa Vinni? Papa Emerito, è comunque in vacanza, se ne sta lì, non è manco andato alla messa del proeligendo il suo erede, perché se ne frega, dice che cazzo, ma me ne sto lì. Papa Gorgia. Figurati. E andiamo il pomodoro. Sì. Allora, torniamo in diretta dal Vaticano, dalla conclave Cappella Sistina con il nostro inviato Lapo Mazzafontana. Buonasera. Eccoci. Beh, ma allora c'è molta, insomma, qui siamo in piena effervescenza cardinalizia. Adesso, per esempio, qui sono tornato come ieri al convento delle Carmelitane Scalze. Sì, ho trovato una consulente molto interessante, diciamo, con un'abbondante quarta di reggiseno. No! Assolutamente. Ma che cazzo ridi? Ride. Meno male che ride, perché sennò. Ma non vogliamo sapere se chi è, se è una laica oppure no. Va bene, lasciamo così. Stare, per favore. No, religiosissima, ecco, naturalmente. Sì, certo. La pietas non le manca. E dunque? E quindi, no, allora, quindi abbiamo delle novità assolute. Abbiamo delle anticipazioni pazzesche. Sì, attenzione, cioè siamo praticamente quasi certi di poter eleggere il Papa così, con i nostri semplici mezzi personali, dato una stecca a uno dei cardinali, con retroscena. Volete sapere anche chi è? Perché in questo caso poi sareste anche voi coinvolti nel Vati Leaks di Radio Popolare. Allora, non ho capito, sta dicendo, sta anticipando il nome del nuovo Papa? Sto per anticipare il nome del prossimo Papa. Allora, prima di farlo, ci puoi dire che tipo di stecca è stata data a quel cardinale che rimarrà misterioso? Cioè, era molto ghiotto di ananas e gli avete regalato... un ananas? Un ananas, cioè... Allora, siccome siamo in Italia, Cribio, l'abbiamo ovviamente corrotto con i nostri mezzi. Abbiamo chiamato la Minetti direttamente, Dio santo. Fermati lì, Lapo, basta con le imitazioni. Ascolta una cosa, chi sarà il Papa? Secondo voi? Ma noi siamo per Cocco Palmerio. Noi abbiamo il nostro eroe, noi abbiamo il Super Cocco. Super Cocco va allora, tutto il lo studio, stato... tutto il conclave. Cocco Palmerio vabbè, ok. Ma posso fare anch'io? Cocco Palmerio Cocco Palmerio è stato naturalmente patrocinato in alto loco. Il Sappia. Perfetto. Il suo nome già circola nelle segrete stanze. Va bene. E quindi? In alternativa è stato fatto il nome. Lo volete sapere? Sì, dicelo! No, ve lo dirò domani. Domani lo leggono stasera alle 7, magari. Ma che stasera alle 7 non lo leggeranno nessuno. Nessuno? Dai, ma no, assolutamente no. Dovete aspettare fino a domani, perché il nome è veramente di pregio, è un nome di alto profilo istituzionale, e non sto parlando né di Diegoli né di Facchini, vedete. Va bene. Voi? Perfetto. Senti, una cosa molto veloce, abbiamo avuto prima un ospite, un amico di Cocco Palmerio, no davvero? E lui, abbiamo condiviso questa domanda e vogliamo farla a te. Il Galateo, come norma e regola, il bigliettino, comunque le congratulazioni a un tuo amico che è diventato Papa. Perché non ci sono tanti precedenti, no? Cioè, lo chiami Cocco o lo chiami Santità? Come gli fai i complimenti? No, va bene, purché sia stampato naturalmente da Pettinaroli a Milano con carta di pregio, eccetera, eccetera, con carattere in rilievo, naturalmente una bella citazione, che ne so, virgiliana, tipo arma virunque canot roiequi primus aboris, naturalmente, perché di questo avevamo parlato, però in questo caso poi naturalmente, se verrà eletto il nostro amico Parabiagense, ci aspettiamo di essere beneficati in egual modo, diciamolo, mettiamo le mani avanti. La salutiamo come ci saluta un'ascoltatrice che si firma Virginia dell'Ipocrisia e dice che siamo deliziosamente blasfemi. A domani. Ego me absolvo in nomine patri, sì, certo. Et cetera. A domani, Lapo. Ciao, ma ciao, tutta ciao. La settimana con Lapo? Tutta finché non c'è la fumata bianca. Ecco noi, per esempio, su Radio Popolare. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Ciao Alessandro, buongiorno ascoltatori anche da parte mia. Una puntata muy rica per la trasmissione
che riprende in qualche modo la sua versione originale, la sua mission di base. Il suo mica tanto, abbiamo un appendice papista oggi, cosa credi? Guarda che parlando di Lapo Mazza Fontana, sì, secondo me appendice o appendice è il termine, è la metafora del corpo umano anatomica giusta per definirlo, perché è un organo che una volta tanti tanti anni fa serviva a qualcosa, ma adesso nel corpo umano non serve più a niente. Invece sei molto molto ingeneroso nei suoi confronti, perché abbiamo scoperto che oltre a essere magister elegantiarum è pure fine vaticanista. Vaticanista, ma pare che il Financial Times gli abbia fatto un'offerta. Grazie a Dio, per nostra e vostra fortuna, lui resta con noi. Non in esclusiva. Resta con noi. Sì, perché sei impuntato, Ha detto quella parola. Con noi, noi Lapo al telefono. Vabbè, insomma, si chiuderà Radio Conclave in chiusura di trasmissione, probabilmente con le libagioni a base di asado argentino che si sono tenute in griglieria in Piazza San Pietro. Si dice che si sono alzate tante fumate bianche da Roma e anche in altre città, in effetti, per festeggiare. Rieccoci qua con la vera e propria, come dire, il vero e proprio momento top della settimana, e cioè la nostra trasformazione come in Megaborg, quelli di Daitan 3, in Radio Conclave. È il momento di chiudere questa esperienza romana, queste vacanze romane. Per qualcuno sono state vacanze romane. Sì, per il nostro inviato, conosciuto da voi per il suo ruolo di maestro di Galateo, che però questa settimana ha vissuto nei pressi della Cappella Sistina a raccontarci le segrete cose del conclave. Ben ritrovato per un'ultima volta. Cos'è sulla Roma là? Cos'è? Si sta tornando indietro? È su Italo? Lapo Mazza Fontana, buon pomeriggio. Sono in macchina, sono sulla Match Patrol di Aram Benjo, naturalmente. Sì. Sto sfuggendo a Don Zauker. Ci saluti Garrison, grazie. Certo. E soprattutto Rake e Beauty, naturalmente. Figurati. Sapevamo che arrivava lì anche dal punto di vista dei manga. Manga ci stupisce. Vabbè, è finita come in pochi prevedevano. È finita con quelli che hanno scommesso su Francesco, su Bertoglio, su Ciccio Primo che ha vinto 43 volte la posta. Lei cosa ne pensa? Ma io ieri vi avevo annunciato appunto di avere in tasca il nome del papato, non papà, già papabile papato. In realtà devo insomma confessarvi, o meglio, sapete che, voglio dire, io non dico mai null'altro che la verità. Certo, ma sì. Naturalmente, tra l'altro, non solo in quelle diverse volte in cui ho dovuto giurarlo sulla Bibbia in un tribunale. Naturalmente, per poter sfuggire alle molteplici capi di imputazione. Ma il problema è naturalmente che il mio nominativo era un po' come nel caso di Quello, la risposta era già dentro di me, peccato che era sbagliata, perché purtroppo sì, devo dire che il nome che anch'io avevo, ma non so se avete notato, io in quel momento non ero in Piazza della Conciliazione, ero proprio davanti a un simpatico vecchio e antico apparecchio televisivo, sì? Sempre a casa della principessa Altoprati, naturalmente. Altoprati, scusi, ai Parioli, sì, o direttamente via Condotti? No, direttamente sui colli proprio, nella zona proprio degli Castelli, naturalmente, dove ci sono le antiche ville nobiliari. E le cantine, fra l'altro, piene di vino. È meglio il vino degli Castelli che questa sozza società. Chiaro, lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'uva. Purtroppo, sai che sei la settima citazione in quattro frasi? Ma basta! Lapo, ma chi avevi in tasca ieri? Che cacchio di nome avevi in tasca? Non ve lo posso dire. Tanto ormai hai perso. Ve lo potrò dire solamente. Senti, in casa la carità. Va bene, è un cardinale il cui cognome assomiglia a una malattia venerea? No, naturalmente no. Però vi stavo dicendo, avete notato che appunto quando c'è stato la pronuncia del reverendissimum eminentissimum dominum, c'è stato un moto di disapprovazione, insomma, della piazza, perché chi cacchio lo conosceva Bergoglio, ovviamente. Sai che sono d'accordo con te, perché secondo me in molti, anche per la pronuncia un po' difficoltosa del pronunziante, che sembrava Jar Jar di Star Wars. Sì, è un è vero, Jar Jar. Sì, però capito, è anziano. Crack. Fermo lì. No, è anziano, ha avuto delle malattie. Dai, su. Tutti sì? Sì. L'effetto era quello. L'effetto però era l'effetto non voluto. Era Jar Jar.
Era, sì, era quello di un... Basta, dai, tra tutti e due. Ma è possibile che sono io che debba tenere a bada le vostre iniquizie? È un cardinale, cioè, ma che cazzo, dai. Allora, va bene, hai ragione. Parlavo come Darth Fener prima di morire. Hai ragione, no, hai ragione, scusate, hai ragione. Scusate, vi faccio io una domanda. Ma vi ricordate però, perché la volta di Ratzinger era stato il camerlengo ad annunciare, invece questa volta era l'arcidiacono di Stacip, non mi ricordo bene cosa fosse. Ve lo ricordate voi? E questi sono dati importanti. Il Jar Jar era un non lo so, ma perché, scusa, adesso lo cerchiamo su Google. Cioè, abbiamo perso, dici? Sì, ma ci siamo persi anche noi, oltre che essere fatto di metadone, appunto, che cos'era anche. Però vabbè, a parte questo dettaglio, però nessuno si aspettava di questo, no, di questo signore qua, ma insomma, infatti che... mi dicono che le grigliate a base di Asado sono iniziate sul tardi in piazza San Pietro. È un Gungan style, sì, vabbè. Sì, ma secondo me adesso ci saranno una serie di grigliate laiche il Venerdì Santo a base appunto di salsiccia, perché molti sono rimasti un po' delusi da questa, ovviamente, da questa elezione, e per cui io un po' mi ascrivo fra costoro. Fra l'altro, oggi non so se avete notato che i nostri meravigliosi telegiornali, il nostro fantastico paese, si sono peritati di farci sapere che il nostro nuovo amico Bergoglio è un grande appassionato di Grignolino, no? Bertoglio, cioè, sì, no, Bergoglio. Bernardo, sì? Bernardo Gui, quello del nome della rosa. Sì, bene. Dicevi che è un appassionato di Grignolino? Ma sì, cioè, insomma, ci hanno fatto sapere questa cosa, magari hanno sottaciuto su altri aspetti della sua carriera, che peraltro lunga, perché è più giovane di altri, ma però invece ci hanno voluto far sapere che è appassionato di Grignolino, poiché di origine piemontese, e in questo caso i nostri colleghi radiofonici Lil Greg avrebbero citato il famoso capo, il grande capo Esticazzi, probabilmente, no? Per cui il Grignolino, beh, scusa, sappiamo che è un asset caso, del nostro basta paese, far citazioni, soprattutto di trasmissioni che vanno in onda insieme contemporaneamente, a contemporaneamente. Sei scemo. No, ma ha sdoganato anche la controprogrammazione, veramente. Sei un passo avanti. Un cretino? È un passo avanti. Lapo, scusa. Ma le libagioni dei banchetti, i baccanali di stanotte, vogliamo parlarne? Questo è stato veramente magnifico, devo dire, perché si sono svolti quasi tutti in un lap dance di Roma, certo, che non citeremo, vicino all'Aniene, reso celebre dallo da spettacolo, Guzzanti, se vogliamo, di Guzzanti, ma che è un... E siamo alla dodicesima citazione. Sì, alla dodicesima citazione. Guardi che se fa 13, io giuro, non la richiamo più in onda. Ed è lì, c'è questo lap dance dove ci sono queste signorine romene discinte, ma... e così i santi cardinali, certo, si sono un po' dedicati. Fermati, allora... Al tempo dei Borgia, no, dai, non ci crediamo. No. Senti una cosa, invece non ha detto niente che nel solco della tradizione a un ex camicia bruna è seguito un sodale di Videla. Ma sì, no, allora non è una camicia bruna il Panzer Cardinal, non diciamo cose. Non era una camicia bruna? No, era un Hitler Jugend, poi diventato Flak, ovvero antiaereo, per cui bisogna essere molto, perché sapete che io ci tengo a queste, certo, cose. Ma e purtroppo sulla passione per Videla anche qui ci sono notizie contrastanti. Quello che è certo è che lui ha definito i matrimoni gay, credo, una macchinazione contro Dio, no? Sì. Mi pare, no? Credo di citare quasi a memoria, in maniera quasi giusta. Per cui naturalmente, insomma, sappiamo che infatti in quel momento lì i cardinali si sono rivolti al pubblico delle romene, ovviamente non potendo rivolgersi. Io direi che con agli scavi numidi che vi avevo, certo, citato l'altra giorno. L'altra volta. Senta, nel complesso, telegrafico però, là, poi contento di questa esperienza da inviato nelle stanze segrete dei bottoni segreti? Ah, moltissimo. A questo punto faremo un collegamento magari da Milano per vedere poi cosa macchinerà il cardinale Scola, che è il grande sconfitto. Appunto, un uomo, un cognome, quasi una malattia venera. No, volevo dirti un'altra cosa invece. Sai, perché ci sono altri due o tre caricuzze che sono vacanti o quasi vacanti. Uno dei colli di Roma pare questo, che sia un po' lì. In questo paese tra poco ci sarà la seconda carica dello Stato, poi il Presidente della Camera, poi tra un po' più in là il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica. Insomma, se le feste primaverile sui tetti di Roma con il film Le schiavi ignoranti, Le fate ignoranti, dove tu, caro Lapo, vai con un neon con scritto "io stasera chi lo do",
sul tetto a questa festa. Se questa è la tredicesima citazione, se, però, sì, però è mia. Se proseguono queste feste, la mandiamo anche prossimamente, va bene? Ma molto volentieri, allora appuntamento per il rush finale del Presidente della Repubblica, tutti dalla principessa Alto Prati, la vecchia ci aspetta, starà già sbraitando naturalmente, verremo con i potenti aerofoni di Radio Popolare naturalmente. Ciao, ciao Lapo, la lasciamo dai potenti aerofoni di Radio Popolare. Poi c'è la crisi, non è che possiamo chiedervi di abbonarvi ancora di più. Sì, se no, potete quello, fatelo. Quello possiamo. Però non possiamo dirvi non volete pubblicità, abbonatevi tutti. Perché chiedere... Lecito. È lecito. Abbonarsi a cortesia. Abbonarsi a compagno. Adesso il compagno.